Ciao, oggi parliamo delle correzioni di glicemie alte e di glicemie basse in assenza di o insulina o glucagone. Io sono Emanuele, sono studente di medicina, ho quasi finito il primo anno, sono diabetico da quando ho 4 anni e mezzo, ora ne ho 21, e se vuoi sapere come risolvere questo noioso problema, beh, sei nel posto giusto. Allora, a tutti i diabetici sono sicuramente capitate sia delle ipoglicemie sia delle iperglicemie, ma andiamo per punti. Affrontiamo prima le ipoglicemie. Le ipoglicemie, come ho spiegato in un altro video sul catabolismo del glucosio, insulina e un altro sull'insulina e glucagone, ti ricordo che puoi trovare un'intera playlist sul canale riguardo al metabolismo degli alimenti e come influiscono queste sul diabete, il calo della glicemia è fisiologico. Quello che non è fisiologico è che resti basso, perché in tutti gli organismi. E questo si spiega perché i diabetici fanno più fatica a dimagrire. Il fatto è che quando noi siamo a dieta, in una situazione di digiuno, il nostro corpo tende a degradare i grassi. Noi non facciamo più fatica a degradare i grassi, per il semplice fatto che il glucagone non può agire. Il glucagone è quell'ormone che ha un'azione opposta all'insulina, volto a liberare, diciamo, zucchero, ok? Tramite o demolizione del glicogeno o tramite demolizione dei grassi. No. Come possiamo causare, oltre allo sport, le glicemie basse? Beh, facendo tanta insulina, e questo lo sappiamo. Come sistemare queste ipoglicemie a questo punto? Abbiamo due diverse strade: o appunto tramite il glucagone, che ha il compito di degradare glicogeno e liberare gli acidi grassi che sono negli adipociti per formare poi energia. Oppure, se non si utilizza il glucagone, ritorniamo al solito semplice metodo che io ho sempre usato, mai usato il glucagone in vita mia, cioè il mangiare, cioè mangiare banalmente la cosa che piace a tutti, quindi sicuramente avrai risolto anche tu. Non so quanta gente usa il glucagone, se tu lo usi scrivimelo qua sotto. Oppure c'è un'altra piccola curiosità, che però questo non ve lo consiglio di fare, però l'alza effettivamente, è tutti gli sport anaerobici. Cosa significa? I vari sport come la pesistica, i 100 metristi, i 50 metri, tutti a nuoto, tutti questi sport richiedono un elevato quantitativo di energia per un brevissimo periodo di tempo, quindi tutto concentrato. Il corpo ha bisogno di liberare energia per sostenere questa attività fisica. Tutto questo glucosio poi non viene smaltito perché non c'è l'insulina e quindi la glicemia si alza. Ora, sì, funziona effettivamente, specialmente quando si è a fare magari esercizi di sollevamento peso, è l'esempio più semplice perché serve tanta energia in modo immediato e rapido, che viene quindi il fegato rilascia tramite il glicogeno, rilascia glucosio e poi si alza la glicemia. Ora arriviamo alle glicemie alte. Quali sono le cause? Le cause sono stress, hai mangiato troppo, poca insulina e, come ho detto prima, movimento. Ora, qua è molto probabile che capitasse la glicemia alta. Io faccio il ciclismo, non ho mai finito una gara con la glicemia giusta o con la glicemia bassa. Mai, proprio mai, per due motivi. Uno, il nervosismo, stress, ansia ti fanno alzare la glicemia. Alzando la glicemia poi rende meno, però questo è un altro discorso. Però ti fanno alzare la glicemia perché vengono liberati tutti quegli ormoni come il glucagone e l'adrenalina che portano il corpo in una situazione di combatti o fuggi. Quindi il corpo serve tanta energia in maniera immediata, perché in tempi antichi si trovava in una situazione di combatti o fuggi di fronte a un pericolo che minacciava la stessa esistenza dell'organismo. Mentre ora che banalmente ti trovi prima di una gara non hai problemi a livello di esistenza, però il tuo corpo si prepara in questo modo a un'eventuale problematica. Lo stress, allo stesso modo, tramite il rilascio di cortisolo, comunque già fatto un video che spiega come influisce il nervosismo e stress in un paziente diabetico, in un individuo diabetico, quindi se vuoi guardalo a vedere, comunque sostanza è che aumenta la glicemia perché vengono rilasciati una serie di ormoni che hanno l'obiettivo di rilasciare appunto acidi grassi e quindi energia. E poi, come ho detto prima, l'altra cosa più semplice di tutte, l'alimentazione. Allora, non esiste la magia che ti fa abbassare le glicemie, cioè questo proprio 9, 0, cioè tu prendi solo l'insulina e solo quella ti fa abbassare la glicemia, per il momento, se non ci sono degli studi attualmente sugli pancreas artificiali, però non sono ancora disponibili né in Italia né nella maggior parte del mondo, quindi è inutile che stiamo qua in questo momento a discuterne. Se vuoi un video sul pancreas artificiale per avere maggiori elucidazioni, scrivimelo qua sotto. Inoltre, l'unica cosa che puoi fare effettivamente con l'insulina è, oltre a abbassare la glicemia, evitare che vada bassa e quindi fare una correzione corretta. Per fare la correzione corretta ti basta fare il calcolo tramite il fattore di correzione. Se non lo sai, il fattore di correzione è un rapporto tra insulina e glicemia.
si fa un breve calcolo e si ottiene l'unità di insulina da fare per abbassare la glicemia. Se tu vuoi avere più, diciamo, informazioni specifiche riguardo questo calcolo, come farlo per te, rivolgiti al tuo diabetologo, perché il diabete è una patologia molto diversa tra uno e l'altro paziente, e sì, si cura tutti con l'insulina, tutti hanno bisogno di unità differenti. E comunque il diabetologo ti conosce A meglio di me e B ne sa più di me sicuramente, e C sa come aiutarti in modo più specifico e nel tuo caso. Come fare per glicemia alta e glicemia bassa? Glicemia bassa, abbiamo detto che si mangia, o glucagone. Il glucagone aiuta a dimagrire anche, perché come abbiamo spiegato coinvolge l'utilizzo degli acidi grassi che sono contenuti negli adipociti. Gli adipociti sono le cellule del tessuto adiposo, quindi quello che noi chiamiamo grasso. Mentre per quanto riguarda la glicemia alta, l'unica cosa che puoi fare è l'insulina tramite il fattore di correzione per avere le glicemie il più giuste possibile. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video a tema diabete, sport e medicina. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, iscriviti e commenta, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!